Ciao a tutti da Mirko, oggi vediamo come fare il downgrade degli occhiali DJI FPV V2. Il downgrade dei V2 si rende necessario se volete fare il root ma avete aggiornato il sistema ad una delle ultime versioni disponibili. Infatti per fare il root è necessario che il firmware D sia in versione 01.00.0606. Tuttavia gli ultimi aggiornamenti portano il sistema alla versione 01.00.0607, con la quale non è possibile fare il root. Per verificare che versione firmware è installata sui vostri occhiali dovete aprire il DJI Assistant, perché verificando direttamente dal menu degli occhiali il sistema dice sempre 0606, a prescindere dalla versione che effettivamente avete installato. Vi ricordo che questo video è da considerarsi come un'integrazione di quello precedente, infatti ho già fatto un tutorial molto completo su come fare il root e come installare WTFOS. Qui ci concentreremo più che altro sul downgrade dei V2, per maggiori informazioni sul root e WTFOS vi rimando a questo video. Ok, una volta constatato che i nostri V2 hanno una versione incompatibile con root, vediamo nello specifico come muoverci per il downgrade. Apriamo questa pagina GitHub dove c'è tutto quello che ci serve, il link come sempre è in descrizione. L'unico file che dovremo scaricare è questo qui, FPV Goggles V2 versione 01.00.0606. Si aprirà quest'altra pagina, quindi clicchiamo su Scarica. Una volta scaricato l'archivio zip, estraiamo la cartella. Ora ci spostiamo al suo interno e qui troviamo vari file. Siamo pronti per il downgrade. In questa fase gli occhiali non servono, devono rimanere spenti e scollegati dal PC. Partiamo cliccando Driver Installer. Questo installerà alcuni driver sul PC, il processo richiede alcuni minuti, quindi ci vuole un po' di pazienza. Io velocizzo il video. Ok, quando arrivate a questo punto significa che ha finito. Premete un tasto per chiudere l'installer. Ora avviamo il file Windows Run.me. Una volta che si è aperta questa finestra, collego gli occhiali. Molto bene, la batteria è carica, gli occhiali sono accesi e posso collegare il cavo USB. Vi ricordo che gli occhiali devono essere in modalità D, ovvero quella compatibile con Air Unit e CADX Vista. Ok, ora che ho collegato i V2 partirà il downgrade. Anche questa fase impiega qualche minuto, come sempre abbiate un po' di pazienza, io velocizzo un attimo il video. Molto bene, il flash è andato a buon fine. Quando compare premere un tasto per continuare significa che ha finito. Perfetto, adesso i nostri occhiali V2 sono pronti per il root. Come ho detto ho già trattato questo argomento nel tutorial che vi ho linkato in descrizione, quindi ora farò il root dei V2 ma andrò veloce, in modo da non ripetere le stesse cose che ho già detto nell'altro video. Possiamo iniziare, clicco su root, poi su root device. Quindi scelgo la porta COM e clicco su connetti. A questo punto del video sono rimasto un po' spiazzato perché non mi aspettavo che mi dicesse di non avere un firmware compatibile, quindi ho interrotto la registrazione per capire meglio come muovermi. Alla fine non ho dovuto fare molto, ho solo riprovato a fare il root e la seconda volta è andata a buon fine. Se anche voi avete problemi in questa fase provate nuovamente ad eseguire il root. E infatti come vedete qui è andata a buon fine. Come spesso accade dopo il root si ha questo problema, ma basta cliccare su fix per risolverlo. Ok, a questo punto i V2 sono rootati. Una volta che avete la versione 01.00.0606 e avete fatto il root dei V2, potete decidere se aggiornare nuovamente gli occhiali per poterli usare eventualmente con una O3, o procedere ad installare WTFOS direttamente con questa versione, se usate solo Air Unit, CADX Vista e RAN Cam Link. Entrambe le scelte possono essere fatte senza problemi, se decidete però di installare WTFOS adesso sappiate che se in seguito volete aggiornare gli occhiali con gli aggiornamenti DJI dovete prima disinstallare WTFOS.
Disinstallare WTFOS è molto semplice e si fa direttamente da questo sito. Per quanto riguarda il root, una volta fatto non è un problema, rimane sempre e non va a precludere in alcun modo eventuali aggiornamenti DJI futuri. Io procederò aggiornando gli occhiali all'ultima versione disponibile. Ok, ho aperto il DJI Assistant 2 per aggiornare i V2 all'ultima versione disponibile. Questo mi garantirà tutte le ultime novità come la compatibilità con Leo 3 e Avata. Ok, l'aggiornamento è completato. Ora i visori hanno versione 01.07. Adesso rivado nel sito fpv.wtf e installo WTFOS. A questo punto passo i pacchetti. Il primo che installo è l'USD MSP per avere l'USD completo di Betaflight. Ora passo lo sblocco FCC, così da non dover più usare il file NACO. Infine installo questo pacchetto per non perdere il bind quando si passa da O3 a unità video di prima generazione. Perfetto, a questo punto qui non c'è altro da fare, possiamo scollegare gli occhiali dal PC. Molto bene, per oggi è tutto, abbiamo fatto il downgrade dei V2, fatto il root, aggiornato il sistema con gli ultimi firmware DJI e infine installato WTFOS e i pacchetti più utili. Se il video vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi e attivate la campanella. Per supportare il canale vi ricordo di acquistare sempre attraverso il link in descrizione o diventando miei patrons cliccando il link a fine video.